Vita la calma, i due pugili, Vasquez, uno sforzo immane, quello dell'arbitro, ha dato di nuovo lo stop l'arbitro, vedete, deve proprio mettersi in mezzo. Lavora col sinistro, poi entra col destro Galvano, ha toccato senza caricare il colpo, comunque è riuscito a frenare l'azione dell'inglese che non ha potuto far partire i suoi colpi. Poi lo manda a vuoto Galvano e l'arbitro è ancora in mezzo a tentare di dividere i due pugili, vedete, significativa questa inquadratura con Vasquez che invita sempre i due giovanotti a seguire le sue disposizioni. Al break stentano proprio a lasciarsi i due, vedete, ancora una fase ricorrente in questo match con l'arbitro a dividere i due pugili. Ormai siamo alla fine del round. Sinistra ancora d'incontro di Galvano. Il match è diventato molto caotico, molto brutto sul piano stilistico. Sono la testimonianza e le frequenti interruzioni da parte dell'arbitro. Sono un po' troppe le interruzioni, ma d'altro canto il rischio è che poi si vada a finire in rissa. E finisce la ripresa, un'altra ripresa che ha visto i due pugili equivalersi, però dobbiamo dire che Galvano si è fatto valere con i suoi colpi d'incontro e ha sempre bloccato l'azione del pugile inglese. Siamo ormai agli ultimi tre minuti del match, un match molto equilibrato. Controlliamo un po' il cartellino, ci sembra di vedere sostanziale parità con forse leggero vantaggio per Galvano. Come abbiamo detto prima, mentre è partito il rallenti, come abbiamo detto prima, non ci sarà verdetto di parità, dovrà necessariamente esserci un vincitore. Facendo un bilancio di queste riprese dobbiamo dire che abbiamo visto un Keylor più potente, più aggressivo ma molto impreciso, un Galvano molto mobile e abile nella sua box di rimessa, molto bravo nel rientrare con i suoi ganci. Siamo alla 12ª ultima ripresa, ultimi tre minuti del campionato europeo dei supermedi tra Galvano e l'inglese Mark Keylor, che vi stiamo trasmettendo in diretta da Capo d'Orlando. Vi ricordo che queste riprese vi sono state proposte dall'esterna 1 di Palermo. Dobbiamo dire ottime riprese. I tre operatori hanno sempre seguito con precisione le fasi dell'incontro. Vedete il destro di Keylor andare a segno con precisione. Finale molto duro per Galvano. Cerca ormai il colpaccio Galvano di Keylor, mentre Galvano si preoccupa di imbrigliare e contenere l'azione del pugile inglese. Deve stringere i denti Galvano. Match ormai confuso. Ha
avanza Galvano che chiude con un gancio destro al volto. Stanco Galvano, molto stanco, riesce ancora a far partire una serie a due mani, poi il destro di Galvano, buon destro ha piazzato Galvano, sinistro destro, ma è stato il destro preciso ad andare a segno, il sinistro era solo d'appoggio per aprirsi la strada. Viene avanti a testa bassa l'inglese che tocca dopo il break. Sinistro destro di Galvano, l'incontro precisi. Ha toccato bene Galvano, due colpi d'incontro. Destro ancora di Galvano che ormai spende quanto ha ancora. Vedete quanto fatica Vasquez a dividere i due contendenti, ma ormai il match è alla sua conclusione. Match durissimo per entrambi. Saggia conduzione tecnica nel suo incontro. Galvano ha boxato con molto giudizio, era l'unica tattica per resistere all'inglese, che non è riuscito mai ad esprimere pienamente la sua potenza, merito proprio della mobilità di Galvano. Gira sempre da una parte e dall'altra Galvano, che poi rientra bene con una serie a due mani pescando d'incontro l'inglese. Aveva iniziato male questa dodicesima ripresa Galvano, poi ha piazzato buoni colpi d'incontro rientrando bene sull'azione offensiva di Keylor. Ultimi istanti del match, finisce l'incontro, è finito l'incontro, una battaglia durissima con Galvano che solleva le braccia, viene abbracciato dal suo maestro Nardiello, vedete l'abbraccio di Nardiello a Galvano che ha sostenuto un match generosissimo quanto difficilissimo contro un durissimo avversario al quale Galvano ha impedito di esprimere tutta la sua grande potenza. Keylor non è riuscito mai a inchiodare Galvano, scambi ravvicinati. Rivediamo qualche fase, vedete Galvano boxare a due mani, andare a segno prima col destro poi col sinistro, ancora il destro di Galvano, poi il sinistro di Keylor impreciso, e Galvano quindi che saggiamente lega l'avversario per impedirgli di continuare l'azione. Vedete Galvano contento per la sua prova, comunque vada, la sua è stata una prova molto positiva, il pugile inglese era nettamente favorito dall'alto del suo record. E ricordiamo ancora 44 incontri con 38 vittorie, 32 delle quali prima del limite, quindi grande potenza, 5 sole sconfitte e un pari, mentre Galvano aveva al suo attivo solo 17 incontri con 14 vittorie, 2 pari e una sconfitta, sconfitta con Beia per il tricolore dei medio massimi. E Galvano che per due volte ha tentato la strada del tricolore nei medio massimi, era stato fermato da quell'ottimo pugile che è Beia, battuto la seconda volta, aveva pareggiato nel primo incontro Galvano,
comunque la superiorità di Beja era apparsa evidente nel secondo match, e pertanto Galvano poi ha scelto un'altra strada, quella della nuova categoria dei supermedi. Tra poco avremo il verdetto e potremmo anche avere stasera un altro campione d'Europa. Non anticipiamo ovviamente, il match è finito sulla stessa linea, entrambi molto provati. Vi ricordo che l'Italia ha tre campioni d'Europa oggi, a Belcastro nei Gallo, a Calamati nei superleggeri ed a Calambai nei pesi medi. Speriamo di avere il quarto campione. Dobbiamo dire che Galvano forse è stato più preciso, più potente sicuramente l'avversario, che però non è riuscito a concretizzare se non in rare occasioni la sua azione. Però dobbiamo dire che Keylor ha fatto il match, ma Galvano è stato tatticamente molto abile. Ecco ora la stretta di mano tra i due pugili e l'abbraccio dopo gli screzi del match. Vedete questo sportivo abbraccio tra i due pugili che rasserena un po' gli animi, ed eccoci al momento cruciale. Abbiamo i verdetti. L'arbitro Vasquez, 116 Galvano, 115 Keylor. Un verdetto quindi per Galvano. Babinski, 117 Galvano, 113 Keylor. Mauro Galvano è il nuovo campione europeo dei supermedi. Avete visto il suo gesto di esultanza e vedete l'espressione di Galvano sofferta. Si è buttato a terra dopo il successo. Galvano che è molto commosso. Galvano quindi, 26enne di Fiumicino, si laurea campione europeo dei pesi medi. È una bella sorpresa, Mauro, anche perché sinceramente non eri il favorito. Io ci credevo, ho lavorato durissimo, mai come questa volta mi sono preparato, ho levato, sono 5 mesi che mi preparo, prima psicologicamente e poi fisicamente. Non ho lasciato nulla al caso, ho fatto la vita sanissima, cose che avevo trascurato di recente, Rocco Costino lo sa bene. Questa volta ho fatto le cose al meglio, sono salito su ring, a tutti i miei, al mio allenatore ho detto: Diego, se perdo sono inferiore, più bravo di me, perché non ho lasciato nulla al caso, sono salito su ring al 1000 per 1000, ero preparatissimo. Aveva un avversario molto difficile, perché molto potente, sicuramente molto più potente di te, ma la tua carta vincente è stata quella di Giragliatello, non fargli esprimere la sua potenza. Io c'avevo questa strategia, me lo preparo tantissimo, tanto è vero, facevo un'ora di footing al giorno, scatti, facevo tantissimo, ho fatto tantissimi guanti col signor Rocco, ho avuto 7-8 sparring a disposizione, quindi stavo molto bene, ero proprio al 100%. Mauro, è 1:10, siamo a notte fonda, dobbiamo chiudere. Sì, è il giorno più grande della mia vita. Io voglio dire una cosa alla mia ragazza che mi sta aspettando a casa, a mia mamma: ce l'ho fatta, ho preso la cintura. Maria, mamma, ce l'ho fatta. Vedete? A tutta la mia gente di Fiumicino, io ce l'ho fatta. Chiudiamo con queste immagini di Mauro Galvano commosso, travolto dall'emozione per questo insperato, dobbiamo dire, successo che ci consente oggi di avere un altro campione.